Filippo, Hai. volevo chiederti, tu hai studiato tanto la fotografia, non solo la fotografia, no? Cioè, cultura in generale. Cultura in generale, sì. La fotografia l'ho studiata poco, devo essere sincero, Certo. come tecniche, queste cose qui. Però la cultura sì, io sono sempre in un museo, compro sempre libri. Certo. Perché lo fai? Perché allora intanto tu fotografia, cioè comunque esprime chi sei. Vabbè, certo, ma la fotografia deve anche avere un background culturale, perché se non ti rifai comunque a quello che è già stato fatto, come esempio, come modo di costruire la tua espressività, non vai da nessuna parte. Chi ti ha dato una forte influenza o un incoraggiamento? Chi ti ha incoraggiato? Cioè, perché incoraggiamento, cioè, dicevi anche guardando le fotografie, Ma l'incoraggiamento non mi è mai stato dato a fare il fotografo. Mi è venuto naturale perché, venendo dal Sudafrica, mio padre, per farmi mantenere l'inglese, mi abbonò al National Geographic. È un bambino di 11 anni che vede quelle foto, ha due opzioni: o stupirsi delle foto oppure infischiarsene. Io Certo. purtroppo sono stato invischiato dentro questo mondo. E quindi vedevo queste foto e ho cominciato con una... No, cos'erano quelle Kodak, quelle col rullo 110? Come cavolo si chiamavano? Boh, vabbè, una di quelle lì. Kodak che aprivi e ti rimaneva il manico. E ho cominciato con Ah, quello che ok, ho capito. ovviamente... Foto orrende. Sì, E perché... beh, c'era cioè un formato così piccolo, 110. Poi il fotografo del mio paese mi disse: no, ma se t'hai indietro quella ti posso dare una 35 mm. No. Cazzo, sti cazzi, bellissima. Era una macchina di plastica, ma una cosa che non ho, boh, non lo so, vabbè, però 35 mm. Kodak 400, che all'epoca, wow, Kodak 400. E cominciavo a fare le mie... Così. Le tue fotografie. Cercavo di Cosa capire... facevi? Sì, che foto facevi in quell'epoca a 12 anni? 12 anni, 15 14 anni? anni, Cioè, tipo la facevo... fidanzatina, cioè gita scolastica o andare Gita avanti indietro? scolastica, e poi cercavo di riprendere quelle tonalità di colore che vedevo nel National Geographic. Ah, certo. Perché all'epoca non c'erano forum di fotografia. Certo. E lì cioè, saltavano fuori dalla Kodachrome, cioè scusa, No, che cioè. Kodachrome, ma neanche. Eh sì, vabbè, loro No, le Kodachrome, foto io di National Kodak Geographic e Gold. Kodachrome, Io la cioè. Kodak Gold e quello che veniva Beh, veniva. gold. Poi è arrivata la Reflex e con Sì, quanti quella... anni La Reflex è arrivata a 18 anni. Ah, che macchina era? Nikkormat FT3, 51,8 serie, Sì. e poi un 28,35 che ho tuttora. La Sì. macchina non l'ho venduta, Non hai più? certo, ce l'ho, non l'ho mai venduta. Ah, non l'hai mai Sì, venduta, sì. bravo, bravo. E con quella, con i primi suggerimenti del fotografo del mio paesino, che Quale diciamo paesino? su Veneto, Baix, Elvio Martelli, diciamo che è stato il mio primo maestro, che mi ha dato un suggerimento molto semplice su come cercare di tirare fuori meglio i colori, Ah, sempre però con la Kodak, perché all'epoca figure... certo. Diapositiva, cosa che era la diapositiva? Bianco e nero. Fotografai anche bianco e nero? Già. Boh. Bianco e nero è venuto un'estate che si è appassionato di fotografia alla mia vicina di casa svizzera, a Come cui il Svizzera? padre... Adesso Svizzera. No, no, perché Ah, avevano vicino di comprato il Ah, casolare davanti al mio. ok. E la figlia, eravamo molto amici, e
E la figlia aveva, le era stato regalato un ingranditore e quindi lei si divertiva col bianco e nero. Certo. E quindi anche noi ci si chiudeva nel sgabuzzino. Tu con questa bella fanciulla svizzera. E avevamo cominciato. Vi chiudevate dentro nella camera oscura. Esatto. A stampare. Ah. Con Aline. E che ti devo dire? Ho cominciato così a stampare, che poi era anche un processo di mascheratura della fotografia per cercare di... Certo. Ed era... lì mi si è sviluppato un mondo stupendo. Certo. Però il bianco e nero all'epoca non... sì, bello, ma meh. Ah. Io adoravo il colore. Sì. Quindi andavo giù di colore. Finché non sono andato all'università, dove poi appunto facendo la Pisa ho conosciuto altri... Beh, che studiavi? In che facoltà? Ho cominciato con ingegneria aeronautica. Ah! Cosa c'entra? Nulla, perché all'epoca sì, la fotografia era lì, sì. Ma il mio più grande amore restava l'aeroplano. Certo. La macchina aerea. Ma hai finito poi? Ti sei laureato? No, perché poi non riuscivo a dare un esame. Quale esame era? Dai, sputa rospo. E quindi c'è la scienza delle costruzioni che era qualcosa di mostruoso. Ah. Cioè, e all'epoca avevo già cominciato a applicarmi un pochino di più in fotografia. Sì. Sono arrivate quindi... le pellicole, le diapositive, quelle serie. Sì, quindi c'è più o meno 20 anni. Sì, 24, 20 anni. Ma che cosa, cioè, ti ricordi che cosa ti ha spinto ad abbandonare, diciamo, studio di aeronautica? Era la disperazione, la frustrazione che mi dava ingegneria all'epoca, che rimaneva tutto molto sul teorico. Certo. E mancava totalmente della pratica, nel senso vedere veramente come andassero le cose su un profilo alare, su non lo so, tutte queste cose qui. Mm. E nel frattempo... Così in Italia abbiamo perso un ingegnere... E poi nulla, voluto mettermi diciamo alla prova e sì. Ho rotto le palle alla povera Grazia Neri finché non mi ha graziato di un colloquio e lì alla fine poi mi ha... Che ti ha graziato, giusto? No, non mi ha graziato, la prima volta anzi è stata sorpresa che non le avessi presentato le solite foto. Nel senso, non sono andato lì con fotografie di bambini che morivano di fame in Africa, che lei diceva che sì, tutti vanno in Africa a cercare di trovare una foto in India o cose del genere. Sì. Ero andato lì semplicemente, banalmente, con un portfolio su Pisa. Perché sai, poi è dal banale che uno magari può trovare... Cioè, banale, cioè poi... In realtà non esiste, no? E bravo, esatto. Sì. Banale non c'è. No. Cercare di tirare fuori una fotografia bella da una situazione magari comune sì. Può essere una sfida più interessante. Certo. Che andare a cercare a tutti i costi il bambino che muore di fame. Quello è facile diventa, Cioè facile nel senso, è vero che ti sbatti, no? Però già in sé ha drammaticità. Esatto. Sì. Cioè fotografare il cadavere. No, cioè, infatti fotografare il cadavere, un altro feriti, conto è... O povertà, cioè, poi dove vuoi andare? No, infatti la ricerca poi di trovare qualcosa di più dignitoso è... Sì, poi non è male, cioè, ovvio che ci sono anche dei motivi ben precisi, anche importanti per andare a fotografare cadaveri. No, però, certamente, sì, anche perché... Lo ripeto più volte, anche oggigiorno, in cui il reportage e il giornalismo di conseguenza è andato a farsi benedire, quasi non si sa nulla di quello che sta accadendo in Libia. Certo. Non si sa nulla della guerra in Siria. Sì. Ti ricordi la ragazzina di Steve McCurry? Sì. Quella è una fotografia iconica. Certo. Il generale, quello Vietcong, non Vietcong, scusami.
in Vietnam che spara alla spia, sì, con il cervello che gli si spappola. Quelle fotografie sono iconiche perché danno un senso a quello che sta succedendo, certo, e riescono anche a dare un perché alla fotografia, perché, certo, riesce a influenzare di conseguenza anche le scelte di una guerra intera. Certo. Da quella guerra, per esempio, del Vietnam, sì, l'America poi ne è uscita. Certo. Quindi, beh, comunque, così ti sei presentato le fotografie di vita quotidiana pisana. Sì. Lei mi ha preso. Ti ha inquadrato però. Ti ha insegnato, cioè, cosa vuol dire essere fotografo professionista. Sì, perché poi lì mi hanno ovviamente insegnato come si cominciava a lavorare. Sì. Nel senso, che tipo di fotografie volevano. Poi c'era anche tutto il discorso della, diciamo, post-produzione, perché lì, certo, all'epoca era ancora tutta pellicola. Certo. Quindi tu andavi a fare il tuo lavoretto con la sportina di pellicole, certo, che poi segnavi se le avevi tirate o meno, quindi, certo, magari c'avevi la propria 400, l'avevi tirata a 800, a 1600, e poi avevo la mia lente contafili, certo, per cercare la foto, perché poi arrivavi con 10, 15 rotolini sviluppati per una storia e dovevi al massimo scegliere 10, massimo 20 foto. Certo. Quindi dovevi controllare il fuoco, dovevi controllare tutto. E quindi preparavi la copia, perché poi dovevi mandare le copie, dovevi scrivere le didascalie, perché il lavoro poi non l'ha presentato raccoglitore di diapositive, foglio di didascalie, una spiegazione del lavoro e lo portavi in agenzia. Certo. Poi è arrivato lo scanner, le prime foto digitali, e poi col digitale la grazia nera è andata un po', sì, a saltare. Certo. Bene. Bene. Filippo, ti ringrazio di questo racconto di infanzia, nascita di fotografo Filippo Fiò. Bei tempi. Bei tempi, dici? Sì. Sì. Però è rimasta così, nel senso. Cioè, però tu sei sempre entusiasta di fotografia, delle immagini. Cioè, perché nelle foto tue comunque c'è sempre questa leggerezza, bellezza, ammirare, c'è proprio piacere. È che mi piace, ora che sono stato a fare questo giro allucinante, non ho potuto, andavo a fare delle fotografie molto tecniche per, certo, la rivista. Però non puoi non portarti dietro una macchina fotografica, perché poi ti ritrovi a vedere cose interessanti e mi potrei mangiare le mani. E certo. Il cellulare non mi dà soddisfazione. Ma certo. Macchina fotografica al collo. Certo. Laika, mi raccomando. Laika, quando c'ho i soldi. Torna la Laika. Vediamo, dai. Grazie Filippo.